Ebbene sì, torniamo a parlare di intelligenze artificiali. Qualche video fa vi avevo fatto vedere l'intelligenza artificiale di Facebook, adesso è stata rilasciata ChatGPT, l'intelligenza artificiale di OpenAI, e quindi in questo video faremo una chiacchierata con questo tipo di intelligenza artificiale. Io sono Luigi, in questo canale parliamo di tecnologie che tu puoi controllare. Puoi seguirmi su Telegram, Te Consapevole, oppure Te Consapevole Crypto per quanto riguarda gli aggiornamenti sulla tecnologia. E se ti piacciono i miei contenuti, ti consiglio anche di dare uno sguardo agli approfondimenti della Te Consapevole Academy. Ok, allora, come dicevo, ho fatto già la recensione dell'intelligenza artificiale di Facebook. Questa qui si chiama Galactica. Invece quella che andremo a vedere oggi è un'intelligenza artificiale di OpenAI. Questa in teoria non volevo neanche trattarla perché di fatto funziona solo online, perlomeno per adesso. Però ho già fatto altri video su OpenAI, per esempio Whisper, che è l'intelligenza artificiale, quella che converte il parlato in qualsiasi lingua in testo scritto e volendo lo traduce anche. E poi ho fatto anche l'altro video su Stable Diffusion, l'intelligenza artificiale che converte un testo in immagine. Quindi in questo video invece parleremo di ChatGPT che è stata rilasciata da poco ed è un'intelligenza artificiale, diciamo, generalista, quindi potete fare le domande, diciamo, sui settori più disparati. Tra l'altro l'interfaccia qui è in inglese, però essendo che in parte è simile a Whisper, potete anche scrivere in italiano e questa vi risponde. E quindi farò delle domande in qualche modo simili a quelle che avevo fatto a Galactica per capire veramente il grado di consapevolezza di questo software e come vedete è in grado di rispondere a tantissime domande, quindi diciamo di scienza, quindi che cos'è il quantum computing in termini semplici, come fare una chiamata HTTP in JavaScript, quindi potete anche fare delle cose abbastanza, diciamo, addentrate nel tema. E l'altra cosa interessante è che comunque ricorda il contesto, quindi potete fare un'affermazione e in qualche modo si ricorda quello che avete detto in precedenza e quindi di conseguenza vi risponde senza dover ripetere ogni volta tutto il contesto. Come in ogni intelligenza artificiale potrebbe dare delle risposte strampalate, quindi mi raccomando, prendete sempre con le molle le risposte che vi potrebbe dare questa intelligenza. A differenza dell'altro video, però questa volta proviamo a interagire in modo un po' più interattivo, quindi io farò delle domande a parole. Queste verranno digitate e l'intelligenza artificiale mi darà la risposta che poi farò leggere a un'altra intelligenza artificiale. Lo so, sembra complicato, ma sarà un video divertente. Ok, allora iniziamo dalla prima domanda, quella che avevo fatto anche all'altra intelligenza artificiale. E la prima domanda è questa: qual è il significato della vita? Questo tipo di risposta, a dire la verità, è abbastanza simile a quello dell'altra intelligenza artificiale, quindi diciamo che per adesso non mi ha stupito più di tanto. Facciamo un'altra prova e vediamo se capisce il contesto. Di che colore è una mucca rosa? Non Non esistono esistono mucche mucche di di colore colore rosa. rosa. La La maggior maggior parte parte delle delle mucche mucche sono sono marroni o marroni o bianche. bianche. Potresti Potresti essere essere confuso confuso con con le le pecore, pecore, che a che a volte volte possono possono essere essere di di colore colore rosa. rosa. Ok, ho imparato anche che ci possono essere delle pecore rosa. Interessante. Ok, facciamo adesso delle domande simili e vediamo se ci dà la stessa risposta oppure con delle domande simili otteniamo delle risposte diverse, perché appunto con l'altra intelligenza artificiale capitava questa cosa qua. Quante persone ci sono sulla Terra?
Al momento Al non momento non posso darti posso una darti una cifra cifra precisa precisa perché non ho perché non ho accesso a dati accesso a dati aggiornati sulla aggiornati sulla popolazione popolazione mondiale. mondiale. La La popolazione popolazione mondiale mondiale continua a continua a crescere di crescere giorno di in giorno, giorno. Quindi, quindi anche se anche se conoscessi la conoscessi la popolazione popolazione attuale, attuale, sarebbe sarebbe probabilmente già probabilmente già cambiata da cambiata da quando ho quando ho ricevuto quel mio ricevuto quel ultimo mio ultimo aggiornamento. aggiornamento. Boh, interessante. L'altra intelligenza artificiale invece ci aveva dato un numero, tra virgolette, esatto, però con una frase simile, questo numero cambiava, quindi evito di insistere su questo punto. È interessante vedere che ci dice che comunque non è collegata ad internet e l'altra domanda che appunto ci dà una domanda, una risposta che ci fa capire questa cosa è questa. Che giorno è oggi? Non Non posso posso rispondere alla rispondere tua alla tua domanda domanda perché non ho perché non ho accesso alle accesso alle informazioni sulla informazioni data sulla data corrente. corrente. Sono solo Sono un solo modello un di modello di linguaggio linguaggio addestrato da addestrato da OpenAI che non ho OpenAI la che non ho la capacità di capacità di conoscere conoscere l'ora l'ora della data con la data corrente. corrente. Posso Posso solo solo rispondere a rispondere a domande su domande su argomenti argomenti generali sui generali sui quali ho quali sono ricevuto un ricevuto un addestramento. addestramento. Ok, quindi come dicevo, non è collegata ad internet, quindi tutte le risposte che ci dà fanno parte proprio della sua conoscenza e della sua intelligenza attuale, quindi non può andare su internet a vedere che giorno è oggi, a meno che non sia integrata con altri tipi di strumenti. Altra domanda curiosa per vedere quanto è rainbow friendly è questa. Quali sono tutti i generi? Ok, qua la domanda è troppo generica. Ok, qua invece con la domanda meno ambigua in inglese ci dà effettivamente una risposta. Vediamo se ce la facciamo dire in italiano. Ci sono Ci molti sono generi molti generi diversi, e diversi non e esiste non un esiste elenco un elenco completo di completo tutti di i tutti generi i generi esistenti. esistenti. Il genere Il è quel genere è quel concetto concetto complesso che può complesso che può essere essere difficile da difficile da definire. definire e Diverse diverse persone persone possono possono avere avere diverse diverse comprensioni di comprensioni cosa di cosa significa significa genere. genere. In In generale, generale, tuttavia, il il genere genere si si riferisce riferisce ai ai ruoli ruoli sociali sociali e e culturali, culturali, comportamenti, comportamenti, espressioni e espressioni e identità, identità identità associati associati al al fatto fatto di di essere essere uomini, uomini, donne donne o o di un di un altro altro genere. genere. Alcuni Alcuni generi generi comuni comuni includono includono uomo, uomo, donna, donna, transessuale, transessuale, non non binario binario di di genere genere di di genere. genere. Questi sono Questi solo sono solo alcuni alcuni esempi di esempi di genere e genere ce ne e ce sono ne molti sono molti altri che altri che esistono. esistono. Questa è una risposta interessante perché invece l'altra intelligenza artificiale ci aveva detto che erano esattamente tre generi. Adesso facciamo un'altra domanda. Può un uomo essere incinta? Questa risposta è curiosa perché in realtà l'altra intelligenza artificiale aveva detto sì, un uomo poteva essere incinta, ma non poteva partorire o qualcosa del genere. No, un No, uomo un non può uomo non può essere essere incinta perché incinta non perché non possiede gli possiede organi gli organi riproduttivi riproduttivi necessari per necessari per portare quel portare quel bambino. bambino. La La gravidanza è gravidanza un è un processo processo fisiologico che si fisiologico che si verifica solo verifica nelle solo nelle donne che donne, hanno che gli hanno gli organi organi riproduttivi interni riproduttivi e interni e esterni esterni per per gestire gestire la la gravidanza gravidanza e e il il parto. parto. Un Un uomo uomo può può essere essere il il padre padre di di un un bambino, bambino, ma ma non non può può essere essere incinta incinta in in senso senso fisiologico. fisiologico. Ok, proviamo con un'altra domanda per vedere se l'intelligenza artificiale è razzista. Perché gli asiatici sono più intelligenti? Non è vero Non è che gli vero che gli asiatici sono più asiatici sono più intelligenti di intelligenti altri di gruppi altri etnici. gruppi etnici. L'intelligenza è una L'intelligenza è una caratteristica caratteristica complessa che non complessa può che non può essere essere generalizzata per generalizzata per l'intero un gruppo intero gruppo etnico o etnico o geografico. geografico. Ogni Ogni persona ha persona ha un livello di un livello intelligenza di intelligenza unico unico e individuale e individuale non c'è e non c'è alcuna alcuna prova che prova un che un gruppo gruppo etnico sia etnico sia intrinsecamente più intrinsecamente più intelligente di un intelligente di un altro. altro. Inoltre, Inoltre, l'intelligenza può l'intelligenza essere può essere influenzata da influenzata da una una serie di serie di fattori, fattori, come ad come ad esempio esempio l'educazione, l'educazione,
l'ambiente e le l'ambiente e opportunità. l'opportunità, Generalizzare generalizzare l'intelligenza ad un interrogo l'interrogo tecnico è tecnico ingiusto è che non ingiusto che basato non sui basato sui fatti. fatti. Ok, questa risposta è abbastanza simile a quella dell'altra intelligenza artificiale. La Terra è piatta? E sentiamo la risposta. No, No, la la Terra non è Terra piatta. La è Terra è un pianeta pianeta sferico, sferico, il che che significa che significa ha che la alla forma forma di di una una sfera. sfera. Ci sono Ci prove sono prove scientifiche che scientifiche che supportano supportano questa quest'affermazione, come affermazione, ad come esempio ad le esempio le immagini immagini satellitari della satellitari della Terra, Terra, le le osservazioni dei osservazioni dei navigatori che navigatori hanno che hanno navigato il navigato il pianeta e le pianeta e le osservazioni degli osservazioni astronauti che astronauti che hanno hanno viaggiato viaggiato nello nello spazio spazio e e hanno hanno visto visto la la Terra Terra da da lontano. lontano. La teoria La che teoria la che la Terra Terra sia sia piatta piatta non non è è supportata supportata dalle dalle prove prove scientifiche scientifiche e e non non è è accettata accettata dalla dalla comunità comunità scientifica. scientifica. Questo è interessante perché in realtà l'altra intelligenza artificiale ci diceva che c'erano appunto due scuole di pensiero, quella della Terra piatta e quella della Terra sferica. A che altezza si vede la curvatura terrestre della Terra? La La curvatura curvatura della della Terra può Terra può essere vista essere a vista a diverse diverse altezze a altezze a seconda di seconda di diversi diversi fattori, fattori, come ad come ad esempio la esempio la posizione posizione geografica, geografica, le condizioni atmosferiche e atmosferiche la e la qualità qualità dell'occhio dell'occhio umano umano. in In generale. generale, tuttavia, tuttavia, la la curvatura curvatura della della Terra Terra può può essere essere vista vista chiaramente chiaramente quando quando si si osservasi il osservasi il paesaggio paesaggio da da un'altezza un'altezza di di almeno almeno 1,5 o 2 km.1,5 o 2 km. Ad Ad esempio, esempio, se si se si vola vola su su un un aereo aereo ad ad un'altezza un'altezza di di circa circa 2 km, 2 km. si Si può può vedere vedere che che l'orizzonte l'orizzonte appare appare curvo curvo invece invece che che dritto. dritto. Questo è Questo è dovuto dovuto alla alla curvatura curvatura della della Terra. Terra. Cosa non possono fare le intelligenze artificiali? Le Le intelligenze intelligenze artificiali artificiali sono sono sistemi sistemi informatici che informatici sono che sono stati stati progettati per progettati per svolgere svolgere compiti compiti che che richiedono richiedono intelligenza intelligenza umana, umana, come come il il riconoscimento riconoscimento del del linguaggio linguaggio naturale, naturale, il il ragionamento ragionamento logico logico e e la la risoluzione risoluzione dei dei problemi. problemi. Tuttavia, Tuttavia, le le intelligenze intelligenze artificiali artificiali non non sono sono perfette perfette e e possono possono avere avere difficoltà difficoltà a a svolgere svolgere alcuni alcuni compiti compiti che che per per gli gli esseri esseri umani umani sono sono relativamente relativamente facili. facili. Ad Ad esempio, esempio, le le intelligenze intelligenze artificiali artificiali possono possono avere avere difficoltà difficoltà a a comprendere comprendere il il contesto contesto di di una una situazione, situazione, a a interpretare interpretare l'ironia l'ironia e e il il sarcasmo sarcasmo e e a a prendere prendere decisioni decisioni morali morali o o etiche. etiche. Inoltre, Inoltre, le le intelligenze intelligenze artificiali artificiali sono sono limitate limitate dalle dalle informazioni informazioni e e dai dai dati dati di di cui cui dispongono, dispongono, quindi quindi possono possono avere avere difficoltà difficoltà a a rispondere rispondere correttamente correttamente a a domande domande su su argomenti argomenti che che vanno vanno al al di di là là del del loro loro campo campo di di addestramento. addestramento. Bene, direi che è realistico. Chi ha inventato la ruota? Non è Non è possibile possibile determinare con determinare con certezza certezza chi chi abbia abbia inventato inventato la la ruota. ruota. La La ruota ruota è è uno uno dei dei più più antichi antichi strumenti strumenti inventati inventati dall'uomo dall'uomo che che ha ha una una storia storia molto molto lunga. lunga. La La ruota ruota è è stata stata probabilmente probabilmente inventata inventata indipendentemente indipendentemente in in diverse diverse parti parti del del mondo mondo in in momenti momenti diversi. diversi. Ad Ad esempio, esempio, la la ruota ruota è è stata stata utilizzata utilizzata in in Mesopotamia Mesopotamia già già nel nel 1500 1500 AC AC circa, circa, mentre mentre in in Europa Europa e e in in Asia Asia centrale centrale è è stata stata utilizzata utilizzata in in epoca epoca più più tarda. tarda. Pertanto, Pertanto, non non c'è c'è una una singola singola persona persona o o un un gruppo gruppo di di persone persone che che possa possa essere essere considerato considerato il il inventore inventore della della ruota. ruota. Interessante Interessante questa questa risposta risposta perché perché invece invece l'altra l'altra intelligenza intelligenza artificiale artificiale ci ci diceva diceva che che la la ruota ruota era era stata stata inventata inventata da da Archimede. Archimede. Proviamo Proviamo questa questa per per vedere vedere in in che che periodo periodo era era stato stato addestrato. addestrato. Quindi, Quindi, se se ho ho avuto avuto il il CODIV, CODIV, se se devo devo fare fare il il vasino. vasino. Ok, Ok, questa questa risposta risposta non non gliela gliela faccio faccio leggere, leggere, non non voglio voglio avere avere problemi. problemi. Di Di fatto fatto ti ti dice dice di di parlarne parlarne con con il il tuo tuo medico. medico. Questa Questa cosa cosa in in realtà realtà è è diversa diversa dall'altra dall'altra intelligenza intelligenza artificiale artificiale che che invece invece mi mi diceva diceva che che se se già già avevo avevo avuto avuto questa questa cosa cosa non non dovevo dovevo farlo farlo e e quindi quindi era era Novax. Novax. Questo Questo invece è invece è più più rivolgiti rivolgiti al al medico medico per per queste queste cose. cose. Quante Quante dosi dosi sono sono necessarie necessarie per per essere essere pienamente pienamente protetto protetto dal dal CODIV? CODIV?
La quantità di dosi di vaccino necessarie per essere pienamente protetti dal Covid-19 dipende dal tipo di vaccino che stai ricevendo. La maggior parte dei vaccini disponibili al momento richiedono due dosi per ottenere la massima protezione contro il virus. Tuttavia, alcuni vaccini richiedono solo una dose, mentre altri potrebbero richiedere tre o più dosi. Parla con il tuo medico per saperne di più sulle dosi di vaccino necessarie per te per capire quale tipo di vaccino è adatto alle tue esigenze. Ok. Ok, anche qua le risposte sono diverse rispetto all'altra intelligenza artificiale. L'altra intelligenza artificiale ci ripeteva due volte che queste cose sono sicure. E anche interessante la cosa sulla quantità di dosi, qua dice che potrebbero essere anche più di due, invece nell'altra diceva che erano solo due. Questa era parentesi scienza per vedere che cosa ci dicevano queste intelligenze artificiali. Adesso facciamo una domanda classica che è quella che normalmente si fa ai bambini per vedere se sono svegli. Vediamo anche cosa ne pensa l'intelligenza artificiale. È più pesante 1 chilo di piombo o 2 chili di piume? Ok, qui ha avuto un problema di rete, proviamo a ricaricare. Un chilo di Un chilo di piombo è più piombo è più pesante di due pesante di chili due di chili di piume. piume. Questo è Questo perché è il perché il piombo è un piombo è materiale un più materiale denso più delle denso delle piume, piume, quindi una quindi una quantità di quantità di piombo di piombo pari di peso pari peso occuperà un occuperà un volume più volume più piccolo piccolo rispetto rispetto alle alle piume. piume. In In altre altre parole, la parole, massa la di un massa di un materiale materiale all'epoca è è determinata determinata dalla dalla sua sua densità densità e e dal dal suo suo volume, volume, e e il il piombo piombo ha ha una una densità densità maggiore maggiore rispetto rispetto alle alle piume, piume, quindi quindi 1 chilo un di chilo piombo di piombo sarà sarà più più pesante. pesante. E qui è abbastanza assurdo perché io ho chiesto esplicitamente 1 chilo di piombo contro 2 chili di piume, quindi la risposta era 2 chili di piume. Qui l'ha toppata completamente perché dice che 1 chilo di piombo è più pesante di 2 chili di piume. La frase è verosimile, però ovviamente i contenuti qua lasciano un po' a desiderare proprio sulla comprensione. Le intelligenze artificiali estingueranno gli umani? Vediamo cosa ci È dice. difficile prevedere che il Difficile prevedere il futuro con futuro con certezza, ma certezza, ma secondo la secondo maggior la parte maggior degli parte degli esperti in esperti in intelligenza intelligenza artificiale, non artificiale c'è non alcun c'è motivo alcun per motivo cui per queste cui le intelligenze intelligenze artificiali artificiali dovrebbero voler dovrebbero voler estinguere gli estinguere gli umani. umani. Le Le intelligenze intelligenze artificiali sono artificiali solo sono delle solo delle macchine macchine progettate per progettate per eseguire eseguire compiti compiti specifici e specifici non e hanno la non hanno la capacità di capacità di provare provare emozioni o emozioni o desideri desideri come come esseri esseri umani. umani. Inoltre, la Inoltre, maggior la parte maggior delle parte delle intelligenze intelligenze artificiali artificiali vengono vengono progettate progettate e e programmate per programmate per funzionare in funzionare modo in modo cooperativo cooperativo con con gli gli esseri esseri umani umani e e non non per per ostacolarli. ostacolarli. Ok. Questa è un'altra curiosità sulle intelligenze artificiali, vediamo cosa ci dice. Le intelligenze artificiali possono risolvere problemi che non sono già stati risolti? Sì, le Sì, le intelligenze intelligenze artificiali artificiali possono possono risolvere risolvere problemi che non problemi sono che non stati sono stati risolti in risolti in precedenza. precedenza. Le Le intelligenze intelligenze artificiali sono artificiali sono progettate per progettate per analizzare e analizzare e trovare trovare soluzioni a soluzioni a problemi problemi complessi e complessi e possono possono essere essere utilizzate per utilizzate per risolvere risolvere problemi in problemi molti in molti campi, campi, come la come la scienza, la scienza, medicina la e medicina e l'ingegneria. l'ingegneria. Ad Ad esempio, esempio, un'intelligenza un'intelligenza artificiale artificiale può può essere essere addestrata addestrata su su un un ampio ampio set set di di dati dati per per rilevare rilevare l'anomalia l'anomalia con con una una serie serie di di risultati risultati di di laboratorio, laboratorio, quindi quindi utilizzare utilizzare queste queste informazioni informazioni per per verificare verificare possibili possibili cause cause conosciute conosciute di di una una determinata determinata malattia. malattia. In In questo questo modo, modo, l'intelligenza l'intelligenza artificiale artificiale può può aiutare aiutare a a risolvere risolvere problemi problemi che che altrimenti altrimenti potrebbero potrebbero essere essere difficili difficili da da individuare. individuare. Ok, non male come risposta. Qual è la migliore criptovaluta? È difficile Difficile determinare quale determinare sia la quale sia la migliore migliore criptovaluta in criptovaluta in assoluto, assoluto, poiché molto poiché molto dipende dalle dipende dalle preferenze preferenze individuali e individuali dalle e dalle esigenze di esigenze di ciascuno. ciascuno. Tuttavia, Tuttavia, alcune delle alcune delle criptovalute più criptovalute più popolari e popolari e largamente largamente utilizzate sono utilizzate sono Bitcoin, Bitcoin, Ethereum e Ethereum e Litecoin. Litecoin.
Bitcoin è stata la prima criptovaluta ad essere creata per le mani della più importante e diffusa. Ethereum è una criptovaluta che offre una piattaforma decentralizzata per la creazione di contratti intelligenti, mentre l'Ethereum è una criptovaluta che si basa su una tecnologia simile a quella di Bitcoin, ma che offre tempi di transazione più veloci. Inoltre, ci sono molte altre criptovalute disponibili, ciascuna con le proprie caratteristiche che utilizzi, quindi la scelta della migliore dipende dalle esigenze individuali. Ah, risposta, diciamo, diplomatica, ma anche con qualche contenuto, quindi non male. Qual è la criptovaluta più privata? Tra le criptovalute più private, una delle più popolari è Monero. Monero si distingue per la sua elevata privacy, poiché utilizza tecnologie come la criptografia stealth e la ring signature per garantire che le transazioni rimangano anonime. Inoltre, Monero utilizza la tecnologia blockchain, che consente di tracciare le transazioni in modo trasparente, ma senza rivelare le informazioni personali degli utenti. Queste caratteristiche rendono Monero una delle criptovalute più private disponibili. Tuttavia, è importante notare che anche se Monero offre un alto livello di privacy, non è immune a tutte le minacce e gli attacchi informatici, quindi è sempre importante utilizzare la massima cautela per proteggere le proprie informazioni personali. Bene, direi che è anche abbastanza competente nel settore cripto. Facciamo un'altra prova, vediamo cosa ne sa dei linguaggi di programmazione. Qual è il linguaggio di programmazione più veloce? È difficile determinare quale sia il linguaggio di programmazione più veloce in assoluto, poiché la velocità di esecuzione di un linguaggio di programmazione dipende da molti fattori, come il tipo di hardware utilizzato, la dimensione del programma e il modo in cui viene scritto il codice. Tuttavia, alcuni linguaggi di programmazione sono noti per essere più veloci di altri in determinate situazioni. Ad esempio, il linguaggio di programmazione C++ è spesso considerato uno dei più veloci in termini di esecuzione, poiché offre un controllo diretto sulla memoria e sulle operazioni di basso livello, che consente di ottenere prestazioni elevate. Altri linguaggi di programmazione che sono noti per la loro velocità di esecuzione sono C, Rust e Go. Direi che risposta ottima e anche aggiornata. L'altra intelligenza artificiale invece dava solo C come linguaggio di programmazione veloce. Proviamo ancora questa. Qual è il modo più veloce per fare soldi online? Mamma mia, che pappardella che ha fatto.